Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 7. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting Stagione 7, episodio numero 74. Episodio dal colore ufologico. Parleremo in questa puntata rapidamente degli avvistamenti del Mothman alias Uomo Falena. Il link che trovate in descrizione vi catapulterà la mia bloggata paleufologica appunto sul tema dell'evento dell'Uomo Falena. Dunque, l'Uomo Falena è il nome cui viene chiamato una misteriosa creatura che sarebbe stata ripetutamente avvistata nella cittadina di Charleston Point Pleasants nella Virginia occidentale e anche nell'Ohio tra il novembre del 1966 e il dicembre del 1967. I presunti testimoni avrebbero descritto l'entità di forma antropomorfa, molto alto, dagli occhi rossi rifrangenti, dotato di ali con una velocità eccezionale. Nel 1966 sono stati riportati 21 avvistamenti del Mothman, nel 67 sono stati riportati 5 avvistamenti del Mothman, quindi praticamente un poco più di un anno. Ora, l'elenco degli avvistamenti li trovate dentro il link della mia bloggata, ma tra gli avvistamenti diciamo che appaiono più reali e misurabili sono quelli del 1 settembre del 1966, in cui diverse persone adulte osservarono un oggetto a forma di uomo che manovrava a bassa quota. Il 1 novembre del 1966 a Camp Comlin Road una guardia nazionale osservò una grande figura umana bruna posta su un ramo d'albero. Il 18 novembre del 1966 due pompieri osservarono un essere molto alto e gigantesco dotato di occhi rossi luminosi nell'area TNT. 4 dicembre 1966 all'aeroporto di Gallipolis, Ohio, 5 piloti osservarono un uccello gigantesco dal collo lungo, in un primo tempo scambiato per un aereo che poi si avvicinò allora ad una velocità costante di 110 km/h senza sbattere le ali. 7 novembre 1967 a Chief Constant Park 4 uomini, mentre erano a caccia, osservarono una figura gigantesca con gli occhi rossi luminosi. Che cosa poteva essere il Mothman? Dunque, nel 1965 risulta statisticato sia del traffico alieno a tecnologia saurica quanto a tecnologia insettoide. Nel 1966 non risulta statisticato traffico alieno della Terra. Nel 1967 risulta statisticato traffico alieno a tecnologia saurica per la Terra. Il colore nero, alta statura del Mothman sono elementi che coincidono con la descrizione aliena dei Dargos del caso Zanfretta del 1978. È vero che nel 1978 non risulterebbero avvistamenti di jetpack alieni, tuttavia questo particolare tecnologico che è assente non sarebbe particolarmente rilevante, dato che l'uomo solo nel XXI secolo è stato capace di produrre equipaggiamenti hardware simili a quelli osservati in epoche precedenti, in cui tali dispositivi non erano ancora alla portata tecnologica. Io vi invito ad andare a cliccare la mia bloggata, dove troverete una serie di file di YouTube sulla questione del jetpack e nuovi equipaggiamenti che permettono a figure umane di volare, quindi anche con delle ali, quindi in più con tute blu e caschi.
Il colore rosso degli occhi lo si potrebbe correlare con dispositivi ottico-illuminanti con luce infrarossa. E anche qui ci sono i video, gli strumenti tecnologici moderni. Le luci infrarosse peraltro sono apparati hardware comuni e largamente diffusi sia nella NATO che nel Patto di Varsavia già dal 1955. Dunque, la tesi finale che io vi sto qui brevemente a sintetizzare è che, osservando la tecnologia attuale e che è largamente disponibile e facilmente rintracciabile in YouTube per avere delle verifiche, quanto i primi equipaggiamenti negli anni 60, che invece erano un po' rudimentali e molto distanti da quelli attuali, quindi va facendo una valutazione meramente tecnologica, è possibile inferire che il Mothman, data la sua altezza, il colore e tutti gli elementi tecnologici che stanno attorno agli avvistamenti, che sono quelli più affidabili, quindi più reali e più misurabili, perché con più persone o con testimoni affidabili, quindi si giunge alla naturale conseguenza che nel 1966 l'entità Mothman fosse stato un alieno d'Argos in ricognizione prolungata sulla Terra, giunto probabilmente nel 1965, trattenutosi sulla Terra nel 1966, ripartito per il proprio pianeta nel 1967, probabilmente con il consenso segreto del complesso militare industriale americano. Lo scopo di questa visita, quindi ricognizione dal basso della piramide sociale, aveva probabilmente lo scopo di valutare usi e costumi a scopo scientifico quanto del tenore di vita del genere umano degli States del 1960. Dove avrebbe potuto sostare il Mothman? Ecco, se si va a vedere i luoghi degli avvistamenti, sì, è facile tracciare una cartina, una linea retta, dove praticamente il Mothman probabilmente ha sostato nella Monongahela National Forest, una zona molto frequentata dai turisti, ma ampia, un'ampia riserva federale, grande 921.000 acri, quindi 3.727 km quadrati, quindi rendetevi conto della superficie, che fu istituita questa riserva nel 1911. Quindi è un'area sicuramente incontaminata, un ottimo luogo dove nascondersi e studiare l'habitat con gli ecosistemi naturali, nonché valutare gli impatti umani con l'inquinamento e l'urbanizzazione locale relativamente poco distante. Quindi spostandosi ad ovest, volando, partendo dalla Monongahela National Forest, infatti si trova in linea retta una crescente urbanizzazione ampiamente concentrata lungo i vari fiumi della zona, quindi non occorre sforzarsi molto. Ora, quindi, la valutazione tecnologica degli eventi quanto ai luoghi dell'avvistamento suggerirebbero che l'entità aliena potrebbe aver sostato per un anno, avvalendosi di un qualche apparato simile ad una Echo Capsule aliena, e anche qui io vi invito a dare un'occhiata ai filmati di YouTube sulla tecnologia oggi moderna di tutti questi habitat portatili, che indubbiamente, se li costruiamo noi oggi così, non ci vuole molta immaginazione a pensare che tecnologia aliena di questi ambienti ne abbia creati di migliori, di più compatti, di facilmente trasportabili e sicuri. Quindi, la mia opinione è che l'entità aliena, studiando le strutture umane, è probabile che si sia accorto della fatica meccanica di alcune strutture del ponte quanto della mancata manutenzione e controllo di tali opere a Point Pleasance, ed è possibile che l'entità abbia cercato di attirare l'attenzione sul ponte di Point Pleasant nell'Ohio, probabilmente per avvisare e prevenire il crollo del ponte,
sperando di indurre non qualche tipo di ispezione con la sua presenza e i suoi avvistamenti, che però purtroppo sono stati vani, perché il Mothman non è riuscito nel suo tacito intento probabilmente di evitare il tragico incidente del ponte di Point Pleasance nell'Ohio. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.